Francesco Tona, 49 scatti per una prima mostra fotografica. Come mai la scelta della Pasqua? Ma è stata una scelta, diciamo, indotta da una passione. Una passione che mi è nata quando ero piccolo e aiutata da Gianni Taibbi a crescere. Mi ha proposto proprio lui di fare le foto tutta la Settimana Santa come fotografo, diciamo, ufficiale. Quindi, raccogliendo questi scatti ed esaminandoli, sono riuscito a vedere il mio punto di vista, un punto di vista che molto spesso viene sottovalutato, ovvero quello del ragazzo, che di solito è un universo strano, incomprensibile. Invece ho voluto dimostrare che anche in cose così estranee dal rapporto umano, ovvero una delle processioni religiose, l'uomo e l'adulto si possono incontrare semplicemente in degli scatti. Qual è stata la fotografia che ti è piaciuta di più e quella più difficile da fare? Allora, quella più difficile da fare è stata quella del giovedì, con un membro della banda che è entrato in chiesa e si leva il cappello. Io ho visto questa scena 2 o 3 volte e ho detto no, la devo fare sta foto. Quindi mi sono appostato davanti la porta e dopo 2 o 3 tentativi sono riuscito a prenderla. Invece quella che mi piace di più è quella che ho messo sulla locandina, ovvero il capitano in due forme, diciamo, la forma dentro il carcere chiuso, ma anche la fascia tricolore che indica che è libero e può uscire. È la prima di un'altra serie di mostre oppure ci fermiamo qui? Ma non mi piace stare con le mani in mano, spero di fare altre foto meritevoli. La scelta della Pasqua e la scelta della fotografia, è arrivata prima la passione per le tradizioni locali oppure prima la passione per la fotografia? No, prima per le tradizioni locali, poi la fotografia è stata un qualcosa in più che mi ha aiutato a rappresentare le mie passioni.